immagini sempre molto affascinanti a bordo di un elicottero, un cerchio nel grano, l'ennesimo. Ecco, Roberto, i cerchi nel grano per alcuni sono una semplice forma di divertimento per qualche anziano inglese. Ricordiamo due fratelli inglesi che si sono accusati di aver disegnato alcuni cerchi, peraltro piuttosto rudimentali. La verità è che nella maggior parte dei cerchi analizzati c'è un qualcosa di molto strano. Si nota una vera e propria forma di surriscaldamento a metà dello stelo. Una forma di riscaldamento particolare che crea una specie di nocca, una specie di, definiamola così alla pugliese, cipolla all'interno di questo arbusto o delle varie forme di grano, perché ricordiamo che si chiamano cerchi di grano perché nella maggior parte dei casi è proprio lì che le andiamo a trovare, ma non si disdegna neanche il manto erboso, vero Roberto? No, infatti. Poi, la cosa diciamo, più particolare... questo avviene in campi di cereali, ma anche persino in risaie. Esatto, e la cosa particolare appunto che nell'esatta metà dello stelo si trova come una forma praticamente di surriscaldamento eccessivo che va a dilatare solo in quel punto e quindi a piegare l'arbusto stesso, il grano stesso, i cereali stessi. E questa è la magia dei cerchi di grano, l'impossibilità di spiegare questo avvenimento in maniera concreta e scientifica. Sì, poi c'è da dire che c'è anche il riscontro di altro genere, cioè per esempio l'azione di microonde in tutto questo, come pure l'alterazione del campo magnetico locale, almeno per breve periodo, insetti morti all'interno della struttura e via dicendo. Soprattutto la piegatura degli steli e mai il fatto che gli steli sono spezzati. Se gli steli sono spezzati, questo è indizio inequivocabile dell'opera dei cosiddetti circle makers, cioè quelli che realizzano loro i falsi cerchi nel grano, tanto per essere chiari. Fermo restando che anche l'uomo ha sempre provato a imitare. Esatto, cose, no? In maniera rudimentale e quindi poco precisa, insomma, abbastanza evidente la contraffazione. Ma la cosa più interessante è quando anche i piccoli arbusti, che hanno anche una struttura sicuramente più resistente, patiscono questo fenomeno. È lì che scatta questa forma di attrazione verso delle forme vere e proprie d'arte. A proposito di forme d'arte, ringrazio soprattutto la regia oggi composta da Valentina e Michele, perché abbiamo rintracciato delle belle immagini, cartello 2, ovvero un vecchio e caro giornale italiano. Roberto, insomma, chi la fa... La Domenica del Corriere. Esatto, la Domenica del Corriere. Vedo che sei preparato. Insomma, la Domenica del Corriere ha dedicato molta attenzione al fenomeno UFO in diverse edizioni. Ecco qui una con un uomo che dal terrazzo riprende, tra l'altro una bellissima raffigurazione, un disco volante sui tetti di Milano. Ricordiamo che un inserto del Corriere della Sera era la Domenica del Corriere. E abbiamo anche un altro bello stralcio di un giornale bergamasco, probabilmente, perché abbiamo la presenza, un'immagine, una raffigurazione di una figura sigariforme che sorvola a bassa quota la città di Bergamo. Non l'ho fatto perché sono di Bergamo, ma perché era veramente bello trovare questo ritaglio. Quella è un'immagine della stessa Domenica del Corriere. Sempre il Corriere. Però invece di essere una tavola a colori, è una tavola interna. E quindi è proprio questo il fascino, insomma, ricorda come il fenomeno UFO è un fenomeno lontano. Le prime tavole risalgono proprio al 47-48, l'anno stesso in cui il fenomeno si manifestò a livello mediatico in America e poi nel mondo. E poi via via la Domenica del Corriere, pensate, per esempio nel 54 ha dedicato 4 tavole, 4 copertine al tema degli UFO, tanto per fare un esempio. Quindi questo la dice lunga, no? Sull'impatto che la cosa aveva anche sulla gente. E a proposito di immagini del passato, nella Domenica del Corriere troviamo anche una contadinella che si perde in campagna e che fa uno strano incontro. Sì. Ci puoi raccontare meglio questa vicenda? Prego Roberto, chiedevo maggiori delucidazioni. Del 54 era la signora Rosa Lotti. Che appunto stava andando alla messa di ogni santi nel vicino paese, tagliava per i campi e a un certo punto la mattina presto si trovò di fronte uno strano oggetto e due piccole creature
di fronte, la quale la fermarono, iniziarono a dirle delle cose che lei non capì e poi molto gentilmente le presero dalle mani le cose che lei aveva. Lei aveva un mazzo di fiori per la Madonna, no? Che loro gli presero gentilmente, e teneva in mano anche le calze, che allora erano una rarità. Ed è anche bellissima la raffigurazione, la donna viene raffigurata scalza, in realtà non era così, aveva le scarpe, ma non aveva le calze in quanto pensava di mettersele in paese, proprio per non correre il rischio di rovinarle mentre andava appunto in paese, no? E quindi diciamo gli tolsero questi due oggetti, poi la donna si spaventò e si allontanò. Però questo è uno dei casi più, come dire, documentati, perché non soltanto rimasero le tracce dell'oggetto al suolo, ma vi furono testimoni che videro l'oggetto scendere e l'oggetto decollare. E poi ci sono altri riscontri di questo evento. Forma conica per quanto riguarda l'oggetto. Sì, era un doppio cono praticamente, un po' affuso, sì. Roberto, sai darci una... sai farci, diciamo, una piccola analisi logica sul perché ci siano varie forme anche nella struttura di queste di Ma questi presunti per dischi, quello che se ne può dischi dire, coni, c'è di tutto. Di distanza, in effetti sì, gli UFO hanno forme diverse, quindi diciamo modelli diversi, se così si può dire, ma queste forme dipendono anche probabilmente dalla funzione che questi oggetti possono avere. Ci sono oggetti di piccole dimensioni che probabilmente hanno la funzione dei ricognitori, e questi oggetti sono contenuti in oggetti più grandi, oggetti madre, che sono di forma o triangolare o oblunga, appunto cilindrica o diciamo o più o meno tubolare, no? E quindi già questo ci dice che si tratta di, come dire, velivoli che hanno funzioni differenti. E non è da escludere che i punti di provenienza, i luoghi di provenienza di questi oggetti non sia appunto, non siano diciamo soltanto uno o due, ma forse anche di più, nel senso che potremmo essere visitati da gente che viene diciamo da lontano e che viene da non soltanto un luogo di provenienza. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo per parlare di altri temi importanti.